Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Mutui prima casa. Le famiglie, i professionisti e le partite IVA tutte potranno sospendere fino a 9 mesi il pagamento delle rate del proprio mutuo. Si attende però l'emanazione del regolamento attuativo che ne definirà criteri e modalità. Quindi con il decreto Cura Italia è stata prevista anche la possibilità di dare un aiuto economico concreto per chi si trova nella condizione, a causa della crisi derivante dall'epidemia del Covid-19, di non riuscire a pagare la rata del mutuo per la prima casa. Le risorse che sono state stanziate ammontano a 400 milioni di euro. L'articolo in questione è l'articolo 54 del decreto Cura Italia che potenzia il fondo di solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto fondo Gasparrini, ampliando la platea dei beneficiari ed è una cosa molto importante, eliminando il tetto di 30.000 euro di redditi certificati con l'ISEE, necessario finora per accedere a questa misura. Pertanto, alla luce delle novità del decreto Cura Italia, appunto inserite con questo decreto, al fondo Gasparrini, oltre ai lavoratori dipendenti, potranno accedere anche i lavoratori autonomi ed i professionisti, purché gli stessi possano certificare di aver avuto perdite su base trimestrale pari al 33% del fatturato, commisurato ovviamente con l'ultimo trimestre dell'anno 2019. Si potrà richiedere quindi la sospensione per 9 mesi per i mutui prima casa stipulati però da almeno un anno, quindi almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda per un valore dell'abitazione fino a 250.000 euro. Quindi laddove ci fossero stati mutui prima casa per abitazioni superiori ai 250.000 euro, questo tipo di possibilità è preclusa. Si attende però l'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un apposito regolamento per accedere a questa sospensione. Successivamente verrà ovviamente messa a disposizione anche il relativo modulo per l'adesione e quindi per la domanda. E per coloro, ecco, una domanda che arriva sovente, ma per tutti coloro che non hanno acceso un mutuo per la prima casa, ma che sono in appartamenti di altri, che sono degli affittuari, quali possono essere gli aiuti a loro destinati? Bene, si potrebbe, ne abbiamo ragionato in redazione, ricorrere a strumenti esistenti, quali possa essere per esempio il fondo morosità incolpevoli, che finora è stato usato al 50%, che interviene in caso di licenziamento, di riduzione di orario o di cassa integrazione, ma che richiede però la convalida dello sfratto per morosità. Ed ancora un altro strumento che potrebbe essere ipotizzato nell'utilizzo è il ricorso al fondo per il sostegno dell'accesso all'abitazione in locazione. Ci riserviamo di fornirvi comunque ulteriori indicazioni in merito alla possibile applicazione di tali norme laddove dovessero risultare estensive ed applicabili anche in assenza di sfratto. Questo perché lo dico? Perché tante procure hanno iniziato anche in questo momento a posticipare le procedure per gli sfratti, rimandando tutto alla fine del mese di agosto. Per i requisiti di ammissione, al fondo, per i requisiti soggettivi, i requisiti oggettivi, su cosa prevede, sulle modalità anche di richiesta, vi rimando alla lettura dell'articolo pubblicato dal nostro quotidiano Finanziamenti News e condiviso anche sulla nostra pagina Facebook. Arrivederci a tutti.